Ehi la ciurma, io sono Mercedes e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Purtroppo mi è crashato il PC mentre stavo registrando l'episodio, per cui alcune cose sono andate perse. Anzi, non so esattamente cosa, a che punto sono in questo momento. E ci eravamo lasciati che dovevamo craftare la spadina, e in realtà, ecco, siamo andati dal tizio e ci ha detto: "Ah, ti insegno lo schematic", e l'abbiamo craftata nel nostro accampamento. Fine del discorso, questa è la storia della spadina. Quattro, sette, cinque, otto. Overpower slash shield push. Overpower e lunge. Ok. Potrei provare a metterglielo. Abbiamo lasciato lui a craftare degli oggetti utili, mentre aspettavamo l'attacco. Cos'è che abbiamo fatto di altro? Non ricordo più. Abbiamo venduto del cibo. Abbiamo venduto del cibo e stiamo ad aspettare l'attacco praticamente. Per cui forse dovevo entrare in accampamento per recuperare qualcosa, non lo so. No, forse ne ero appena uscito. Avrà salvato quando sono uscito dall'accampamento. Boh, è un autosave che non so da dove esattamente cosa è successo. Non era successo molto comunque in realtà, per cui se non la battaglia e tutte cose. Anzi, in realtà potrei mettere in pausa questo video e ci vediamo quando sistemo tutto. Perché adesso c'è un momento un po' scarico. Perché abbiamo... Allora, vi faccio solo vedere il crafting qua in corso. Ho lasciato appunto fare bende, caltrops, torce e water jug che possono servirci. Poi tanto il replenish dovrebbe essere gestito dall'altro tizio che abbiamo costruito la farm. E nulla, direi che metto in pausa e ci vediamo quando c'è stata la battaglia e quando ho preso anche le cose qui nei dintorni. A dopo. Rieccoci. Sono andato a fare un pochettino di robe, tra cui prendi dai via schiavi, prendi un po' di cibo, eccetera, eccetera. Ha annunciato che è sotto attacco questo accampamento qua, per cui non è un problema. E di conseguenza, visto che la Legio Victrix dovrebbe essere abbastanza messa bene... Sì, si è recuperato dalla battaglia che abbiamo fatto. Andrei a prendere questa zona qua. In realtà non sembra che abbia molto, però più che altro per vicinanza, visto che qua vicino gli altri sono solo 1817, andiamo a occuparci di quello. Sì, siamo andati a recuperare una robina là. Basta, schiavi ne abbiamo abbastanza, per cui anche per recuperare quelle robe là non dovremmo avere problemi. Qua ci sono gli altri hunting ground. Andrei magari nel mentre qua a Troas con l'omino. Posso? No, non posso. Non posso. Andiamo là, magari il mercante là ce lo fa fare. Più che altro perché vorrei vedere se riesco a vendere un pochettino di cibo per... In realtà siamo a posto, dai, come cibo. Però se ci fosse qualche cosa comoda... Allora, vediamo un attimo chi schierare. Sono tutti 100-100. Quello che cambia è il loot. Questi due sono migliori per il discorso di loot. Questo però è messo bene come skill. Messo meglio come skill, per cui sceglierei lui. We are ready to deploy the Legion. Allora... Enemy defense e enemy aggression.
Player aggression injured legionary. Questa dai, 80-40 non è un problema. L'aggressione però è importante averla alta in modo da poterli scatterare. Ma forse non si scatterano? Boh, non c'è il simbolino sto giro, boh. A meno che non sia quella in difensiva questa. Non so cosa dire. Ma ve la metto in pausa, ragazzi, perché sono super noiose queste cose. Metto in pausa. Ok, fortunatamente siamo riusciti anche a distruggerli completamente. Prendendo un po' di rischi, effettivamente, non guadagnando il morale alla fine della battaglia. Però, molto bene. Molto bene, abbiamo perso un migliaio di persone. Non so perché ce ne segna 540 se erano effettivamente parecchi di più. Forse perché ci sono dei tizi feriti. Fully destroyed, ottimo. Occupied region, 8 denari, 2 schiavi, 4 razioni. Siamo andati male con la difesa, purtroppo. Allora, queste sono le missioni. Pacify region. The legion is currently unavailable, perché? Success chance è solo 92%, perché sono pochi. Noi ci proviamo lo stesso. Ma c'è un tesoro appena dietro il coso. Non ci avevo fatto caso. Dove sono io? Sector conquered. Ah, ok. Non c'era una missione specifica, speciale, strana. Io mi sto muovendo? No. Ti ho detto che devi andare qua. Ok. Bravissimo. Adesso che abbiamo gli tipelli. Allora, hunting ground. Perché la fattoria invece dobbiamo... è uguale. Quindi dobbiamo andare a prendere gli hunting ground che sono repeatable. Così abbiamo un sacco di cibo. Retirement dreams. Salve travelers, I am Julius Sempronius Macedes. What brings you into my camp? The men recognize you, and as they introduce themselves, you realize that you've met them before. Four of them were gladiators at the Mianos school. They owe their freedom to you. It's good to see you. Scusate, ho miscliccato, mi ha dato la seconda. Ok. Four men have been traveling for a short time, searching for a place to put down roots. They wish to fight no longer, but they have no homes to return to either. They wish to make a new home for themselves, together. Start a farm, perhaps, or get into logging. I'm sure we can figure something out. What do you need? If you will grant them your permission to seize a parcel of land from someone who has fought for Mithridates, they pledge to send a large portion of their supplies to you to aid your legion. Okay. The four gladiators get very excited to have found such a powerful sponsor for their dreams of a peaceful and productive retirement. They immediately begin to discuss all the possibilities for how they might utilize the land they seize. But of course, ultimately, there is your decision to take. Farm. Come si chiama farm? Direi una farm perché... ne abbiamo bisogno di due in questo momento, per cui non sarebbe male.
It seems the farm was the option they already favored. Gretel immediately began to argue about which of several farms they should take from the clutches of a peasant who supported Mithridates until your legion took control of the region. The next morning. Okay. Ah, quindi abbiamo più una farm. Ottimo. Quindi se. Se andiamo a reclutare l'altra. A recuperare l'altra. Buono. Qua. Perché l'outpost management qua per l'Emporio ci chiedeva due farm e una tannery. Ah no, ce l'avevamo già una farm, vabbè. Male non fa, ci serviva anche per il bagno. Buono. Cos'altro ho da fare io? Niente in realtà. Possiamo andarla. Ma dai, tu cos'altro ci dici cosa sta facendo la Legio? Manpower hanno solo 3092. Morale 41 experience. Missing manpower 59. Jared manpower. Ok. Ci dà parecchie medicine questo affare qua. Per 50 monete direi che ci può stare. Poi faremo quello degli schiavi al massimo. In questo momento abbiamo parecchi schiavi e... prenderne 10 per quella cifra là ci può stare. Poi andrei effettivamente a vendere delle robe e a recuperare quello che abbiamo prodotto. 400 denari, molto buono. Qui siamo di nuovo sopra quota 4000, che è... è un'ottima cosa. Opterei magari per arrivare almeno a 5000, 5k, però adesso dobbiamo vedere un po' anche la gestione degli schiavi e tutto. So che dobbiamo andare a prendere un altro, un'altra zona, tra l'altro. Qui. Recuperiamo questi. I finished that equipment you requested. Turned out all right. Ottimo. Say so myself. Ma abbiamo ancora. Right over here. Va bene. Abbiamo ancora altra roba in crafting qua. No, ha finito tutto. Ha fatto tutto buono. Quindi equipaggiamolo alla gente. Power management. Inventory. Allora, lui ha i pila e le fare. Allora, diamo le bende a caso. Sineros già ce l'ha. Gli diamo un torch. Questi gli darei bandage e caltrops. Giulia, bende e... torcia. Deianeira le darei bende e water jug. E quegli altri caltrops ce li teniamo nel dubbio dovessero servire. Abbiamo qualche equipment più power adesso? Assassin's Dagger. No, ma non mi piacciono le skill della daga. Questo invece è uno Xyphos. Aumenta di 2, scende il critical damage, cosa che ha? Cutting slash. Che dà anche bleeding. E bludgeoning invece. Che però provoca attacco d'opportunità, no, non mi piace. Questa è... no, è sempre quell'altra là. Però abbiamo un Doru 2, abbiamo una lorica muscolata che... ci peggiora la... il movement. No, non vorrei cioè mettere delle armature troppo pesanti che dopo ci fanno muovere alla lentezza di un bradipo. Vai. Lo scudo migliore ci sta. Lui ha già i movimenti più bassi, per cui un'armatura migliore ci sta assolutamente.
Non vogliamo mettere queste spade qua, però questa... Questa ha le stesse, questo Gladius 1. Però va bene. Ok. Sì, non lo so, c'è per caso... Ma questa è una lancia, io ho bisogno di un bastone più che di una lancia. Bestia, ah, questa che è... Cos'è che ha? 8-9 piercing, 8-9 piercing. Ma questo ha il bleeding, no, è meglio il bleeding. Lo preferisco in questo momento. E... no, armature più belle, no. Leia Nera invece ha la Spear Charge. No. Direi che è meglio tenere quello che ha anche lei. In questo caso. Va bene. Mentre, cosa che abbiamo perso qua? Ah, Schematic Add Health. Ah, possiamo modificare con Health 1 adesso. Fico. Chi è che ha dei punti qua? Non spesi. Ah, il Princeps qua gli mettiamo questo. Ah, lui è andato ad avvisare la legione. Va bene, e possiamo andarcene, direi. Abbiamo qualcosa, vediamo se c'è qualcosa al mercato di... Ah sì, non lo so, sto parlando con Deia Nera questo giro. Beh, si è da What? solo, vabbè. You are teacher. Oh, hey, Legate. You look majestic. E sto parlando di qualcosa, mi sarà sotto, eh? Deia Nera. Hanno tutti i prezzi normali. Ah no, i denari sono scarsi. Medicine sono abbondanti, per cui niente. But I already have one student. Bestia takes pride in learning from you. It is one of his more surprising characteristics, his curiosity. I want to speak better your language. My language is Greek. This one, what they speak in Rome. Will you teach it? I will try to find the time. Ah, figo, vuole A imparare il question. greco. Va bene, ma non addentriamoci adesso in questi discorsi. Dobbiamo andare a prendere tutto, direi. Altro settore da pacificare. 7 su 9, ma in realtà sono di più. Cioè, nella mappa ce n'è più di 9, di sicuro. Ce ne sono almeno 12. E partecipare a fare un altro step, allora. Il problema è che non sono messi così bene, eh. Manpower 3426. Ah, e la legione era andata giù sotto, è vero. C'è qualche repeatable mission che possiamo fare di nuovo, no? La manderei qua a prendere Heraclei, allora. Ah, ma l'enemy army è 2163. 3083. E questa è 2006. 2006 questa è? 2100, no. Direi che conviene aspettare e tirare giù quelli. Boh, appaiono i tizi che vengono a darci battaglia a Musia. No. Scusa un attimo, ma... La legione non era accampata qua? Dove è andata la legione? La prima italica? Perché si è spostata qua? Ma non faremo mai in tempo. No, stanno arrivando prima gli omini, guardali.
Ma perché si è spostata la prima italica? C'era un attacco in corso. Ma c'era un attacco in corso, ma che cavolo? Ma perché si sono mossi là la prima italica? Sì, ci sono i roditori che ci rubano le provviste. Dopo gli eventi si blocca sempre tutto. Attacca l'outpost. Ma perché si sono... 36 sono tornati e 26 sono reported dead. E solo 3.400 di manpower, non siamo messi così bene in tutto questo. È di nuovo la battaglia. Facciamo che interrompiamo qua e ve lo racconto nel prossimo episodio. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'avete fatto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.